Ciao Luca, parto io che sono il più vecchio di tutti. Allora, intanto tanti auguri perché oggi compi 22 anni, giusto? Esatto, Ecco, quindi questa è una cosa positiva. Senti, io ti chiedo una cosa però subito diretta. Cosa prova un giocatore che è stato in A e che ha fatto gol anche niente poco di meno a Gigi Buffon a ripartire dalla Serie C, cioè come la consideri questa esperienza dopo tu hai fatto praticamente Cagliari, Olbia e Avellino, se non sbaglio. Quindi hai toccato, diciamo, il massimo con il Cagliari in Serie A e poi sei sceso in Serie C. Ecco, quindi come consideri questa tua diciamo stagione? Una stagione di rilancio, una stagione di consacrazione, la possibilità di poter trovare finalmente una tua dimensione. Ecco, insomma, parlaci un po' di questa tua esperienza. Beh, penso prima di tutto che non tutti i giocatori debbano fare un unico percorso. Comunque io ho avuto la possibilità di giocare col Cagliari in Serie A, appunto fare gol, ma la scelta di mandarmi a Olbia, cioè ognuno, ripeto, fa un tipo di percorso diverso. Un altro poteva andare a giocare in una Serie B, in una Serie A, ma a me non cambia assolutamente andare a giocare in C, perché io voglio. Appunto, voglio rimettermi subito in gioco. Adesso sono un giocatore del Padova e darò tutto me stesso per il Padova. Penso solamente a questi colori. Il Cagliari in questo momento è acqua passata, come il gol alla Juve. Riparto sempre con la stessa testa. Ascolta, Senti. perché dici che è un rimetterti in gioco, ripartire come hai vissuto gli ultimi anni? Se per te questa è una ripartenza, tra virgolette, che poi lo è un po' anche per tutto il Padova, no? Visti gli ultimi 2 anni, no? Beh, è una ripartenza perché comunque dopo il gol alla Juve pensavo di avere un percorso diverso. A Olbia non è stato un percorso fortunato, poi l'anno successivo sono andato ad Avellino dove ho fatto bene inizialmente, poi ci sono state delle scelte che comunque hanno contribuito a rientrare a Cagliari e a avere poche presenze col Cagliari. Senti, il mister parlandoci prima della partenza per il ritiro lì in Abruzzo, a proposito di te ci ha detto, ma io lo considero un attaccante di sinistra, esterno di sinistra. In questo modulo 2-1, quindi tu giostreresti alle spalle o di De Marchi o di Ceravolo, a seconda di chi sceglierà poi Caneo come attaccante. Attaccante. Spiegaci un po' le tue caratteristiche, perché tu sei un giocatore, quindi parti come seconda punta Sì, sostanzialmente. esatto, sono praticamente una seconda punta, ho praticamente sempre giocato da seconda punta, a volte anche ad Avellino per esempio ho fatto anche la punta centrale, ma prevalentemente sono una seconda punta, che comunque gli piace giocare palla al piede, rientrare, calciare e niente, attaccare lo spazio. Insomma, queste sono le mie Senti, caratteristiche principali. tornando a 2 anni fa, quel gol alla Juve, immagino sia stato un momento, no? Un'emozione incredibile. Giocavano Cristiano Ronaldo, Higuaín, e hai segnato te invece in quella partita. Mi racconti un po' come l'hai vissuta in quel momento, ma mi pare di capire che adesso per te diventa una cosa quasi scomoda, perché toccando quel livello lì, forse ripartire è stato un po' difficile dopo. No, non è che è stato assolutamente difficile. Poi, ripeto, è un'emozione importante, comunque per ogni ragazzo e ogni bambino sogna fin da piccolo, però bisogna subito svoltare pagina, cioè non pensare a quello che è successo 3 anni fa. Io penso solamente al padre in questo momento. Eccomi, ciao. Senti, Luca, ho letto una dichiarazione tua che mi ha fatto un po' sorridere, che sei giovane, hai detto che odi i social e non sei assolutamente propenso ai social. No, ho No, non detto è da un vero. giovane. No, che io sappia non ho mai detto una cosa del genere. Poi non sono uno che con i social ci naviga tantissimo. Il giusto, perché bisogna stare anche attenti, soprattutto in questi periodi. Quindi comunque tenere sempre un profilo basso e pensare al campo. Ok, senti, e poi la seconda cosa, ovviamente l'allenatore è sardo come te, ti conosce, insomma,
penso che anche quello ha influito, no? Bah, penso che ci siano altre cose, cioè nel senso, ok, è sardo, ma bisogna dimostrarlo nel campo. Poi io il mister l'ho conosciuto alla Turris, perché comunque era nello stesso girone dell'Avellino e esprimeva un grandissimo calcio, perché i tre attaccanti e in generale tutta la squadra era molto propositiva per attaccare. Un bel calcio fastidioso comunque. Ok, grazie. Prego. Luca, per me l'ultima cosa, arrivi a Padova con a titolo definitivo, e questo è importante, anche se poi il Cagliari avrà un diritto di recompra sul tuo cartellino. Allora ti chiedo, come pensi di vivere questa esperienza, che è la prima che tu passi a trascorri al nord Italia, e in Veneto in particolare, e soprattutto che cosa pensi del Padova, cioè che cosa vi state dicendo in questi primi giorni di ritiro? Beh, quando mi è arrivata la richiesta del Padova sono stato subito contento, perché comunque è una grandissima piazza, con una bella squadra, un gran tifo, e appunto non ho colto occasione subito di accettare la proposta. Sì, poi come ha detto lei ho firmato un triennale. Dammi del tuo per piacere. Come hai detto tu? Che ho firmato un triennale, sono veramente molto contento. E non vedo l'ora di iniziare il campionato. Poi la squadra è abbastanza giovane, con alcuni giocatori d'esperienza, ma c'è tanta qualità dai primi giorni di allenamento. E siamo molto carichi e non vediamo l'ora di iniziare il campionato. Dove lo collochi questo Padova, secondo te? A ridosso di Vicenza Pordenone, oppure lo vedi addirittura protagonista della lotta per la promozione? No, questo non te lo posso dire. Si vedrà nel mentre del campionato proseguire. Non bisogna mai sbilanciarsi troppo, né da una parte né dall'altra. Senti, volevo chiederti come sono stati questi primi giorni di ritiro, anche il contatto con i nuovi compagni, che insomma credo che pochi li conoscessi già da prima, e qual è il messaggio che vi ha lanciato proprio l'allenatore sin dall'inizio? Beh, i primi giorni devo dire che sono stati molto faticosi, poi l'allenatore comunque basa tutto il gioco sulla corsa, sul dinamismo, quindi è abbastanza dispendioso a livello di energie, soprattutto nei primi giorni quando devi mettere benzina nelle gambe. Poi, come hai detto, no, appunto, i giocatori non li conoscevo solamente Ceravolo, un grandissimo attaccante, e basta. Ti ha subito preso sotto la sua ala, Fabio, avete già parlato, insomma, visto che più o meno avete lo stesso ruolo, insomma, lui sì. È punta centrale, però magari giocherete anche insieme. Diciamo che io sono una persona abbastanza taciturna nel primo momento, come tutti i sardi, perché... anche Ceravolo non è uno che parla molto. Esatto, volevo arrivare a quello, quindi si sono incontrate due persone non tanto loquaci. Esatto, non tanto loquaci, sì. Sì, però qualche consiglio, qualcosa, insomma, quel poco sì. Che vi siete detti, cosa vi siete detti? No, abbiamo parlato un po' degli anni passati, poi comunque è ancora presto, ripeto. Man mano ci conosceremo molto meglio e sono sicuro che ci divertiremo insieme. Una persona bravissima e come calciatore non si discute, veramente. Ti capita ogni volta di festeggiare il compleanno durante il ritiro? Riesci a fare qualcosa per festeggiarlo? È complicato? Purtroppo sì, ogni anno. Già 6-7 anni che lo festeggio in ritiro, vabbè. Porti le pastine? Diciamo che fai? Con la torta? No, niente torta, siamo in preparazione. Vabbè, uno strappo alla regola. Una fettina di crostata penso che vada bene, dai. Sì, è anche buona quella lì che mangiano quelli del Padova. Senti, no, magari qualche sorpresa negli anni che hai ricevuto in ritiro, oppure era sempre troppo presto, magari non c'era ancora quella confidenza? Esatto, perché comunque i ritiri iniziano sempre bene o male il 10. Per esempio l'anno scorso sono andato a Brescia, ho fatto la preparazione col Brescia e ho iniziato il 4, quindi bene o male non è mai attesa come cosa. Vuol dire che regalo? Allora te lo farai in campo magari, no? A breve ci sono un po' di amichevoli, ci sono le prime partite ufficiali. Sei bello carico, immagino, no? Avrai gran voglia di giocare. Sì, non vedo l'ora di iniziare.